agli assessori e ai sindaci dei comuni di Zumaglia, di Ternengo, di Ronco e di Pettinengo il posto qua in prima fila, anche per agevolarli poi nell'eventualità di un loro intervento. Vedo anche il dottor Petri, che invito a prendere posto qua a fianco al dottor Piana. Prego, accomodatevi pure. Qualcuno è ancora in arrivo, ma come abbiamo detto alle 21 avrebbe iniziato, pertanto grazie ancora per aver accolto questo invito, che mi preme ribadire è un incontro svincolato dalla politica, è un incontro di carattere divulgativo, è un incontro scientifico, considerati i relatori, e mi riferisco al dottor Piana, al dottor Petri. Pertanto voglio dire, abbandoniamo queste logiche del preelettorale, elettorale non ha nulla a che fare, la salute dei cittadini credo non abbia nulla a che fare con la politica, e così deve essere. Avevamo previsto anche il collegamento con il senatore Di Biagio, che è vicepresidente della Commissione Ambiente. Abbiamo preferito, proprio per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, di non fare questa telefonata. Il senatore Di Biagio mi ha autorizzato a darvi una notizia molto importante, che è quella che in Senato, al Senato della Repubblica, in Commissione Ambiente, il dottor Piana verrà sentito in audizione presto proprio sul tema dei pirogassificatori in generale. Il dottor Piana avrà, voglio dire, questo compito di rappresentare perplessità e dubbi sull'impianto e in generale sul tema dei pirogassificatori nel nostro paese. Pertanto abbiamo evitato possibili e prevedibili, come posso dire, strumentalizzazioni di sorte. Il tema del pirogassificatore è un tema assolutamente importante, è un tema del quale se ne parla molto, si fa anche, credo, molta confusione, si fa qualche speculazione, e la serata di quest'oggi ha proprio lo scopo di comprendere meglio cos'è un pirogassificatore e quali sono i possibili danni che un pirogassificatore, un impianto di questo genere, può avere sul territorio, e fatto ancora più grave e preoccupante, può avere come impatto sui cittadini. Ringrazio ovviamente le autorità, ringrazio l'assessore alle politiche sociali Franco Zecchini, che ha voluto con noi questo appuntamento, ringrazio alcuni consiglieri comunali che oggi si sono anche adoperati, come Carlo Del Piano, Petrella, Raso e tanti altri. Ovviamente siamo a Zumaglia, doveroso il saluto sia del sindaco che dell'assessore alle politiche sociali. Lascerei, prima di entrare nel vivo del dibattito, la parola per un saluto istituzionale al sindaco di Zumaglia, Lorenzo Cantoni.